Siamo in collegamento con Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti, presidente di Confesercenti Campania e Molise. Ben trovato, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Grazie a lei e alla sua redazione, è sempre un piacere. Allora, sono partiti da ieri i saldi estivi anche in Campania. Cosa porteranno nelle casse dei commercianti questi saldi? Allora, porteranno tanta disponibilità perché fortunatamente i saldi partono con un momento difficile per le attività dell'abbigliamento perché le temperature non hanno dato, come dire, quella forza che si aspettavano di avere nel mese di giugno per vendere i prodotti estivi, perché purtroppo i tempi non hanno dato, come dire, soddisfazione. Adesso invece, con la partenza dei saldi, i numeri saranno importanti, circa 894 milioni il fatturato per la vendita dei saldi, perché 6 persone su 10 hanno dichiarato di voler spendere 222 euro. E soltanto un 50% di questi, quindi 3 su 10, potranno spendere circa 100 euro. Ma arrivano i turisti, che sono tanti, che rimarranno in questi mesi dei saldi nella nostra regione, che contribuiscono con circa 120 euro a persona, con 240 milioni di euro di fatturato, e portano a quel fatturato importante di circa 900 milioni di euro, che è quello che incasseranno i negozi per i saldi. Chiaramente ricordiamo le regole dei saldi valgono quelle sempre del buon senso, insomma, acquistare nei negozi di fiducia per evitare poi, insomma, che si possa incorrere in problemi. Sì, difatti è così. Abbiamo quest'anno c'è un regolamento nuovo che dà maggiore conforto, sostegno ai consumatori. Perché i consumatori hanno la possibilità, anche dopo aver acquistato i prodotti in saldo, dopo 15 giorni di andarli a cambiare. Gli imprenditori hanno l'obbligo di segnalare il prezzo del capo prima dei saldi, lo sconto che applicheranno e il prezzo finale dell'acquisto del prodotto in saldo. Quindi c'è una grande chiarezza. Noi abbiamo immaginato di fare una campagna e l'abbiamo fatta per tutti i nostri commercianti, per una campagna di trasparenza, dove abbiamo chiesto a tutti i commercianti di avere la massima trasparenza su quella questione dei saldi, sulla possibilità dei saldi, e chiediamo ai consumatori di fidelizzare con gli imprenditori sotto casa, di cercare i propri prodotti agli imprenditori sotto casa, in modo da poter dare forza ed economia alle nostre città, ai luoghi dove abitiamo, che è il modo migliore per garantire la continuità agli imprenditori di continuare a rimanere nelle nostre città e continuare a garantire agli imprenditori di tenere la forza lavoro, che oggi è difficile, ma devono continuare a mantenere le persone al lavoro e possibilmente inquadrare quando più persone possibili. Presidente, c'è un problema molto serio che è quello dell'aumento dei tassi. Le persone che avevano contratto, anche gli imprenditori, un mutuo a tasso variabile si trovano veramente in grandi difficoltà. E c'è un elemento assolutamente negativo che le banche molto spesso non operano la surroga così come richiesto dai clienti. Si potrebbe, come Confesercenti vi state muovendo anche attraverso il governo, in qualche modo obbligare le banche a venire incontro alle difficoltà dei clienti? Assolutamente, ci siamo già mossi, siamo stati molto critici con la decisione della Comunità Europea, allora quando l'hanno fatta, siamo molto critici con il governo nazionale perché chiediamo che prenda una posizione chiara. Gli imprenditori, le famiglie che avevano contratto dei debiti, quindi dei mutui, adesso si ritrovano a pagare 3-4 punti in più, che su una rata di mediamente 500-700 euro vuol dire aggiungere 250 euro al mese. Quindi pagare circa 30-40 mila euro in 5 anni in più. Quindi riteniamo che in questo momento di grande disperazione, dove l'energia elettrica è aumentata, dove il petrolio è aumentato, dove come dire, i prodotti primari sono aumentati, la comunità europea ho l'impressione che stia su Marte e quindi non si renda conto che cosa sta succedendo qui in Europa e cosa sta succedendo in Italia. Quindi
Abbiamo chiesto come Confesercenti al governo nazionale di prendere una posizione chiara e di chiedere alla Comunità Europea di avere dei supporti e degli aiuti economici per gli imprenditori e per le famiglie che hanno contratto dei mutui e dei debiti perché non riusciranno a pagarli. Dall'altra parte abbiamo chiesto all'ABI, al mondo bancario, quindi all'Associazione delle Banche, di poter essere clementi con consumatori e con imprenditori, quindi con i propri clienti, perché le surroghe vanno fatte se chiunque ha la facoltà di trovare un'altra banca che accoglie una surroga e può risparmiare un punto, due punti, devono assolutamente renderlo libero di poter andare dall'altra parte. In un paese democratico così funzionano le cose. Nel frattempo cerchiamo di tenere d'occhio questa questione del aumento degli interessi che, se si ricorda, l'abbiamo denunciato nel lontano settembre quando si paventava che si volevano alzare i tassi di interesse. Allo stato attuale stiamo facendo un calcolo di quello che costerà agli imprenditori e alle famiglie solo per i debiti contratti nel periodo Covid e ci esce per adesso cifre assurde che veramente ci auguriamo di poter trovare un'interlocuzione con il governo nazionale e con la comunità europea, perché sennò veramente molti imprenditori andranno in grande difficoltà. Certo, tra l'altro a fronte dell'aumento dei tassi dei mutui non corrisponde a un aumento dei tassi per i risparmiatori, perché insomma non, i conti sono ancora a zero, questa è un'altra anomalia. Eh certo, ha pienamente ragione, ovviamente attenta come sempre, c'è stato questo tipo di dislivello. Devono incassare, hanno alzato i tassi, devono dare gli interessi, non hanno alzato i tassi. Quindi, come sempre, c'è una disparità che proveremo anche qui a farla presente perché sono cose che non danno giustizia alle persone che purtroppo non hanno voce, ma devono subire quello che succede in quei palazzoni della Comunità Europea e del governo, molto lontani da quello che succede la mattina alla casalinga quando scende e deve andare a fare la spesa. Certo, ci vuole anche il pugno duro contro le speculazioni, perché lei ha parlato degli aumenti dei prezzi, se alcuni aumenti dei prezzi sono giustificati e giustificabili, altri non lo sono. Anche questo, ci sono tanti che hanno alzato i prezzi perché alcune materie prime si sono aumentate, altre l'hanno alzata perché oramai si trovavano con una giustificazione da una parte, dall'altra parte hanno alzato i costi un po' dovunque. Dovremmo cercare lì di comprendere che in questo momento, se ce n'è uno che potrebbe arricchirsi, ci saranno milioni di persone che possono andare in povertà. Quindi è necessario che il governo possa attivare quegli uffici preposti ai controlli e che, come dire, vadano a fare questo tipo di controlli, perché magari molto spesso teniamo impegnate centinaia e centinaia di finanzieri per comprendere se hanno fatto lo scontrino del caffè o meno, e magari in società dove alzano i costi e ci sono introiti di milioni di euro al giorno e che impoveriscono milioni di persone, magari lì arrivano con molto ritardo. Allora, Presidente, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro e buone vacanze se non ci troveremo nuovamente nei nostri telegiornali. Grazie a lei, grazie alla sua redazione. Se non ci dovessimo vedere, buone vacanze a tutti.